Allora, Sara, sentito che hanno detto sul teatro di Sì, Pirandello ho sentito. e Pino Quartù, che cosa Giustissimo. vuole Ma aggiungere lei? giustissimo intanto il discorso di Pino Quartullo, è vero, la gente più a teatro forse perché proprio è una cosa dal vivo, capisci? Quindi c'è bisogno di ritrovare un'umanità che purtroppo c'è stata un attimino negata in questo periodo Ognuno di mette lockdown. quello che ha e dice Ognuno mette qualcosa, quello che questo ha, sì, è titolo. uno spettacolo a cui tengo molto che ho fatto qualche anno fa con Gabriella Di Luzio che purtroppo non è Vediamo, vediamo più qualche tra di immagine noi che e riguardano proprio Gio Di Sarno. questo spettacolo. Ognuno mette. Un modo anche per ricordare Gabriella Di Luzio. Di Invece, Luzio, sì. altro titolo, Alice in Wonderland. Quello è stato, sì, un... Vediamo, vediamo questa immagine, poi ci racconta Sara. Questo era uno spettacolo più che altro di danza, di danza teatro, organizzato a Nettuno da Patrizia Paccarie, nella loro, e quindi c'erano insomma tutti questi ballerini, io ero la La Via regina. Rose invece che lei conosce? La Via Rose. La Via Rose è una delle mie canzoni preferite, anche perché io adoro tutta la canzone, la Abbiamo chanson delle francese. immagini, Ah sì? vediamole. Lei come spiega? Sentiamo Sara, l'augurio di Sara e il futuro del teatro secondo Ma io Sara. faccio, ho calcato le scene da quando avevo 4 anni, prima prosa, poi lirica, l'operetta, però che cosa posso dire? Il futuro. A chi ci viene a vedere, la classica funzione catartica di dimenticare insomma i guai che stiamo vivendo. Per noi attori è un viaggio, ogni volta è come se tu prendessi un aereo e vai a viaggiare e quindi entri in una nuova Il identità, per suo cui augurio aiuta. che fa il E teatro? l'augurio che fa teatro è che riusciamo finalmente a farlo, abbiamo avuto i teatri chiusi per quello che è successo e speriamo che se facciamo teatro vuol dire che i problemi nel mondo si aggiustano. Bravo, Quindi tocca. Che cosa sta rappresentando? stiamo rappresentando Rivali 1637-1647, la storia del Bernini e del Borromini. Siamo qui al Teatro Anfitrione di Roma, poi andremo appunto in tournée. E questa commedia inedita di Andrea Antonelli, che firma anche la regia dello spettacolo, è stata anche premiata proprio per la ricerca Lei, storica Claudio, dei invece? personaggi. Claudio. Io invece.